Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Gabriele, buongiorno. Jacopo, buongiorno e buon appetito a tutti. Tanti auguri a tutti, Pietro e Paolo che sono all'ascolto, ovviamente. Pietro, Petra, Paola, tutti, maschile e femminile. Buongiorno, ovviamente. Mimmo. Come stai? Buongiorno. Come stai, Mimmo? Un autentico trionfo. Ieri ci sei mancato, abbiamo giocato a chi vuole essere Mimmo Ferretti. Ma non è vero, Ferretti. dai. Abbiamo giocato a chi vuole essere Mimmo Ferretti. Ah, allora raccontami un po' perché me la sono persa. E niente, praticamente intervenivano le persone cercando di imitarti e alla fine abbiamo trovato, mi facevano Gabriele buongiorno, Riccardo buongiorno, però alcuni poi abbiamo cercato anche di scoprire i veri ascoltatori, i veri fedeli. Ma che è un simpatico podcast, una cosa per poter riascoltare questa cosa oppure niente? Sì, adesso lo facciamo cercare a Vince. No, così, è carino, è una cosa molto carina che avete già crepato e la No, ma è molto bello da parte. Guarda, vostra. Mimmo, io non c'entro niente, semmai te la devi prendere col principale che è Riccardo. Non credo. Ma ieri c'era? A voglia. Dopo ascolteremo. Dai, intanto ci avete novità di mercato? Beh, Mimmo, aspettiamo insomma la partenza di Paredes e... Ma perché devi aspettare le partenze? Io aspetto gli arrivi, dico, ma perché questo... l'hai presa in questo modo? No, perché scusa, dai. È il gioco delle porte girevoli, no? Quindi via Paredes, dentro con Alonso. Ma perché? Guarda che non è condizionato dal fatto della partenza di Paredes, dell'arrivo di Conalon, o Conalon, come pare, chiamatelo come pare, Maxim, chiamiamolo Max, dai, così Max, c'è anche Max. La Roma avrà un suo Max di da questo Max momento. Di nuovo, dopo di nuovo. Esattamente, e, non lo so, io continuo ad avere un rapporto molto particolare, me ne rendo perfettamente conto con questo calciomercato della Roma. Ci siamo lasciati un paio di giorni fa dicendo che erano stati finora gli acquisti, fino a quel momento, gli acquisti più delle cessioni. Sono passati due giorni, a me sembra che siamo sempre così. Non è stato ancora ceduto ufficialmente Manolas. Ti ricordi l'altro giorno, fino al giochino, solo 13 in pochetto e Manolas è ancora da Roma. Sono passati due giorni, Manolas è ancora da Roma. Paredes è ancora della Roma, però si continua a dire Roma ha perso tutti, la Roma non c'è squadra, la Roma si è indebolita, tutti questi che fanno i fenomeni a fare i ragionamenti, io francamente non mi accodo, se non altro Gabriele non mi accodo, sì. Nel senso io voglio aspettare la fine del calciomercato e quello che saranno poi le operazioni definite e definitive e poi semmai daremo un giudizio, ma adesso continua a dire la Roma è meno forte di quella dell'anno scorso perché ha messo a mano l'asse, cioè dove l'ha perso mano l'asse? Vi risulta che Manolas ha detto sia sì qualche squadra? No, allora adesso ricominciamo col giochino. Il problema vero di questo calciomercato, caro Gabriele, anche caro Jacopo, è che troppa gente ragiona con la testa degli altri, perché è bastato che l'Inter prendesse spendendo potenzialmente 60 milioni per due ragazzi, che già è diventato che questi da Roma ci hanno una lira e poveracci, e non è esattamente questo, perché sono delle valutazioni diverse, sono delle situazioni diverse, sono dei comportamenti diversi. Già è ripartito l'ode ai trionfi di Walter Sabatini, dimenticando che magari a Roma c'è un direttore sportivo bravo, invece non c'è soltanto l'ufficiale liquidatore, anche questo, in questo modo è stato definito questo direttore sportivo, ma va bene, in questo periodo va bene tutto. Io però non mi accodo, Gabriele, non mi accodo, hai visto come l'ho pronunciato bene, perché io aspetto i fatti e poi semmai parlerò dei fatti. Fino a questo momento la situazione è quella che abbiamo raccontato un milione di volte, la Roma è una squadra che deve essere migliorata, che deve recuperare alcune titolarità che sono venute a mancare. Immagino che se la Roma avesse preso 10 giorni fa Alisson, portiere nazionale brasiliana, tutti avrebbero detto ecco come è stato rimpiazzato degnamente Szczęsny, invece si continua a dire che la Roma ha venduto Szczęsny, cosa che non è vera. No. Non è vera, Mimmo. No, scusami, sentivo dei rumori ma non riuscivo a individuare. No, ma ti davo conferma. Sì, sì. No, ti faccio un ragionamento adesso, non guardare la qualità dei due giocatori, però è il ragionamento stesso. Tu hai mai sentito dire che il l'Empoli ha venduto Skorupski alla Roma? No, perché non è mai stato dell'Empoli. Era in prestito, no, e questo è il punto, perché se uno poi comincia a ragionare con le parole e facendo un pochino quello che cazzo gli pare con le parole, non racconta mai la verità. La Roma non ha venduto Szczęsny alla Juventus, qualora Szczęsny andrà o dovesse andare alla Juventus. La Roma ha ridato a fine prestito Szczęsny all'Lazio, esattamente come ha fatto Skorupski con tra Empoli e Roma, giusto? Giusto. Eppure c'è la tendenza a dire che la Roma ha perso
Allora sai, siccome quest'anno mi è presa brutta, tu l'avrai capito Gabriele, perché sì, io non sopporto quelli che danno per certo tutto quello che non è certo. Allora, la tarantella per cui Szczęsny è stato il miglior portiere del campionato, questa quante volte l'hai sentita dire? Mille volte? Sì, probabilmente sì, è vero, sì. Sai che cosa ti dico? Szczęsny è stato il miglior portiere del campionato perché non giocava Alisson. Io ti rispondo in questo modo, eh? Tu che mi dici? Che hai ragione, ci piace. No, non è che c'ho ragione, che può essere, certo. Perché non c'è la controprova. La dare tutto per scontato, la Roma si è indebolita perché ha perso Manolas. Lo ripeto, Manolas non è ancora andato da nessuna parte, andrà via. Io sono il primo a dirlo, lo sto dicendo da giorni che Manolas andrà via. Così come andrà via Paredes. Però continuare a dire la Roma è più debole perché ha perso Manolas e Szczęsny significa non dar conto, non tener conto di quello che è successo. Se 3 giorni fa la Roma avesse annunciato Alisson, portiere della selezione brasiliana, tutti avrebbero detto, mamma mia che bel colpo che ha fatto la Roma, hai visto come ha rimpiazzato bene Szczęsny, e che è il problema della Roma se Alisson l'ha preso 2 anni fa. Però si continua a dire, ah, la Roma si è indebolita perdendo Szczęsny, va bene, continuate così, continuate ad elogiare altre squadre che vi stanno tanto a cuore perché magari c'è il vostro direttore sportivo preferito, continuate a fare questo, non pensate alla Roma, voi continuate a fare la Roma di questo, la Roma di quell'altro, la Roma di quell'altro ancora, senza magari ricordarvi che poi esiste una Roma soltanto. Però Gabriele, adesso è così, allora il mio unico atteggiamento è quello di non accodarmi, non mi accodo e continuo a fare della cronaca. Oggi è giovedì 29 giugno, giusto? Me lo confermi? Sì, assolutamente. Domani è il 30 giugno, entro domani dovrà succedere qualche cosa, ma non nella Roma. Perché la Roma quello che doveva fare l'ha fatto, anche se con grande dolore dal mio punto di vista, nel senso che ha ceduto Salah, perché doveva sistemare qualche cosa. Però a fronte delle cessioni di Salah, qui nessuno sottolinea quelli che sono arrivati invece, perché si continua sempre a dire la Roma è più debole, la Roma è più debole. Allora, c'era la corsa fino a qualche tempo fa per poter prendere Pellegrini del Sassuolo, te la ricordi Gabriele? Sì, sì. Perché i due centrocampisti emergenti del campionato erano stati il giovane Kessié, ti piace la sottolineatura giovane? Sì, e Pellegrini. Allora si diceva che avrebbero in qualche modo caratterizzato l'operazione di calciomercato a livello di centrocampo e dei centrocampisti giovani. Io mi ricordo perfettamente che durante una delle nostre discussioni, insomma uno dei nostri collegamenti, parlando di Kessié, parlando di Pellegrini, magari tu te lo ricordi che Gabriele, disse io non riesco a capire come mai c'era il Chelsea su Kessié, ma c'era pesantemente il Chelsea e poi l'ha mollato. Probabilmente il Chelsea avrà fatto alcune valutazioni e avrà detto questo è un giocatore che non ci interessa più di tanto. E a quel punto si cominciò a parlare del Milan per Pellegrini, ricordatevelo, e anche perché sì. E allora qualcuno disse, vedrete che la soluzione finale sarà la seguente, uno tra di che sì e Pellegrini andrà al Milan e l'altro andrà alla Roma, ok? Perché poi contano pure le cose che vengono dette, magari vengono talvolta rinfacciate, però anche quelle che magari vengono dette in una certa maniera devono essere ricordate. La Roma ha preso quello che probabilmente oggi è il miglior centrocampista italiano, ha voglia che dicono nei commenti della televisione, ieri non ci siamo sentiti e possiamo un attimo sforare sulla partita dell'Under 21, gli elogi a non finire, gli elogi a sperticati a Gagliardini. Beh, a me sembra che tra Gagliardini e Pellegrini ancora ci sia una certa differenza ed è tutta a favore del giocatore che ha ripreso la Roma, su questo non c'ho dubbi. Non c'ho il minimo dubbio, solo che quell'altro gioca all'Inter e di conseguenza tutti i grandi manifestazioni di passione nei confronti di questo giocatore. Ma va bene così, però la Roma comunque ha ripreso Pellegrini, l'ha pagato non poco, ma senza sa fare i conti dei commercialisti. La Roma ha preso Karsdorp, ok? Sì. Che veniva considerato uno dei migliori esterni in campo europeo, cioè titolare alla nazionale olandese e cose, e sembra che ne ha preso nessuno. La Roma ha preso il capitano del Lione e sembra che ne ha preso nessuno. La Roma il portiere lo rimpiazzerà con il portiere della nazionale brasiliana e sembra che giochi senza portiere con Lobont. Ma allora di che cosa stiamo parlando? Ecco perché io torno a ripetere, l'altro giorno ci siamo divertiti Gabriele, tu c'eri, no? A dire, al di là del ruolo, secondo voi il prossimo che arriva alla Roma è un nome conosciuto oppure, ma questo dato l'hanno tirato fuori, lo ricordi? Sì. Opzione B, da parte tua, da parte di Angelino Di Livio e da parte di Riccardo Galopera, giusto? Sì. Opzione B, Gonalon, perché Gonalon francamente in pochi ci avevano pensato. E Monchi ha tirato fuori Gonalon, capitano del Lione, centrocampista di grande rendimento, di personalità. Il centrocampo della Roma io credo che abbia acquisito
qualità tecnica con una mezzala come Pellegrini abbia acquisito anche forza e spessore e personalità come Gonalon, la mia preoccupazione, lo dico subito, la mia preoccupazione è che da quel reparto qualcuno possa partire, leva il qualcuno che possa partire Nainggolan, perché io ancora questo timore ce l'ho, il timore che la Roma in qualche modo sia costretta a cedere o voglia cedere, fate voi, metteteci tutti i verbi che vi pare a voi, Nainggolan, io ce l'ho, io personalmente. Però qualora dovesse restare così il centrocampo, io non ho l'impressione, poi ditemi voi, che è un centrocampo che abbiamo tanto decantato quello dello scorso anno, io non credo assolutamente che sia inferiore a quello dello scorso anno. Poi aspetto anche il vostro parere. No, la domanda che abbiamo fatto questa mattina ai nostri radioascoltatori, sì, proprio il sondaggio che abbiamo posto. Guarda, sono tantissimi d'accordo con il tuo pensiero, cioè che il centrocampo eventuale della prossima stagione, quello che ripartirebbe da De Rossi, Strootman e Nainggolan titolari e con primi rincalzi Pellegrini e Gonalon, se così si possono chiamare, sarebbe più forte. Piano usare il termine rincalzi con Pellegrini e Gonalon. Sì, esatto, esatto. Io direi di parlare di altri titolari perché ripeto un vecchio discorso, l'ho fatto mille volte, ma insomma magari è anche giusto rifarlo. Di Francesco è uno che cambia tre uomini a partita e li cambia tutti dalla metà campo in su, e allora parlare di rincalzi non credo che sia il termine giusto, ma non perché te ne voglio fare una colpa, Iacopo, no, per carità, no, semplicemente per dirti che Di Francesco è uno che considera tutti i titolari, per cui andatevi a rivedere i tabellini della passata stagione, lui ha sempre cambiato gli attaccanti e i centrocampisti, soprattutto gli intermedi, le mezzale, quelle che lui chiama mezzale, ok? Sì. Un po' meno il centrocampista centrale, e quindi c'è bisogno di gente brava se vuoi avere delle ambizioni. Però, caro Gabriele Zantoni, tu lo sai perfettamente che il Lodo Dzeko, quello è un pippone pure se fa 39 gol. È già stato appioppato a Di Francesco, è già stato appioppato a Monchi, è già stato appioppato a tutta la Roma, perché tanto se si continuerà sempre comunque a pensare a quello che è stato e non si guarderà avanti, se non si metterà un punto su quello che è stato fino a pochi mesi fa, ma se non si comincerà a guardare veramente per il futuro, cominciare a pensare che comunque la Roma esiste anche se non ci saranno più determinati dirigenti o determinati allenatori, e allora noi non andremo da nessuna parte. E capisco poi perché uno comincia a dire però guarda quelli che hanno preso, guarda quelli che hanno preso. Allora la storia che il Napoli ha fregato un as alla Roma, ma francamente a me non risulta che la Roma abbia trattato questo giocatore come ha trattato ad esempio con Alonso, come ad esempio ha trattato Castor, come ad esempio ha trattato Pellegrini. A me non risulta, magari non risulta a nessuno, però per il piacere di dire che qualche società ha fregato un giocatore alla Roma, allora va tutto bene, perché se adesso Jovetic, facciamo un nome non a caso, se Jovetic dovesse andare alla Kragat, all'Acqua Pozzillo, sicuramente si dirà l'Acqua Pozzillo frega Jovetic alla Roma, ma non è possibile una cosa di questo genere, perché ormai c'è la tendenza a dire, e andatevi anche a controllare quello che viene raccontato da tutte le parti, che la Roma sta smembrando la squadra, e i rincalzi e i sostituti che sono stati presi non sono all'altezza. Anche se non è vero, però questo viene detto, questo viene scritto, questo viene raccontato, anche se non è vero. Allora io mi chiedo, ma perché tutto questo avviene? Perché probabilmente c'è una corsa nel gettare il cervello all'ammasso alla quale io non voglio partecipare, io non mi accodo. Se poi questo per qualcuno significa essere legati alla società, essere fedeli a questo qua, pensassero quello che gli pare, io non posso tradire i miei principi, non posso pensare che se la Roma al posto dei Szczęsny, che non ha venduto ma come ha fatto l'Empoli con Skorupski, ha ridato al suo legittimo proprietario, mette fra i pali Alisson, la Roma ci rimette. Io no, questo non lo voglio pensare, non lo penso, e per come sono fatto prima della pausa lo ripeto, Szczęsny è stato il miglior portiere dello scorso campionato perché non giocava Alisson. Io ragiono così e guarda un po' se ragiono in maniera sbagliata, ma c'è la pubblicità. A tra poco, Mimmo, grazie mille. Ciao, ciao. Mimmo, eccoci qua. Come ti raccontavo in apertura di collegamento, dica. Ieri abbiamo fatto questo contest. mi piace. Chi vuole essere Mimmo Ferretti? Mi fa ridere, mi fa molto ridere. Ti faccio sentire chi ha vinto il contest. Vai. Siamo, dai. Poi io dopo, cioè nome e cognome e tutto quanto. A voglia, Mimmo. Bellissimo, per querelarlo che mi chiaro, Mimmo, sì, io testimonio, vai.
Mimmo Ferretti nel Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Gabriele, buongiorno. Ubaldo, buongiorno e buon appetito a tutti. Ciao Mimmo. Ma ciao Mimmo. A proposito, ciao Mimmo, come stai? No. Ma dove ti trovi, Mimmo? Qua la pippa di Giacomo. Siamo stati a casa di Giacomo. Cose. Cioè, lei deve essere. Allora poi un'altra cosa. Come stai, Mimmo? Un trionfo, bravissimo. Ah, vedi, sei preparato. Scusa, chiesto, ma qua amichetti tu là. Ah, scusate, posso fare, mi fate salutare Antonio, sì, che oggi è diventato nonno del nipote del fratello della Magliana che stava verso la Garbatella direzione Eur, che ci manda un saluto e ci sente tutti i giorni. Ok, da dove? l'ultima e poi ti salutiamo, perché è quello che sto a dire, il cocorito, il cocorito. Gabriele, perché guarda, ti dico. Allora, perché Emerson? Emerson, sai, capito? A calla. Posso dire una cosa? Ma ero con bambino, dico, Gabriele, ragazzetto, attenzione, ma domani siete aperti? 11. Mimmo, ha vinto lui. Che tristezza, guarda, che tristezza, veramente. Guarda. Questo sarà una delle prove a mio carico, quando poi dopo ve ne accorgerete, però va bene. A me fa piacere che io vi faccio divertire, perché questo è un pochino il mio scopo. Io non vengo qui a cercare di dare notizie perché non ce l'ho, né a fare informazione perché non so farla, né a fare comunicazione perché non so comunicare. Il mio unico scopo qui è farvi divertire per 30 minuti. A giudicare dall'imitazione di Riccardo, credo di riuscirci. Mi fa molto piacere, lo ringrazio. È stato un lo ringrazio. A sentirlo lui, insomma, a sentire lui imitare me, mi faccio schifo da solo. No, questa è la verità. Mimmo, no, però poi no, aspetta, no, aspetta. Poi ripenso al fatto che Riccardo ha preso una cantonata, che non mi ha imitato bene. E comunque va benissimo così. Lo ringrazio comunque per aver fatto questa cosa, perché vuol dire che sempre e comunque sono e sarò nei vostri cuori. Arrivederci. Sempre. No, Mimmo, no, Mimmo, no! Me lo richiami, per favore. Campo d'estaccio, c'hai tanta gloria, nessuna squadra ci basterà, ogni partita è una vittoria, ogni romano è buon tifoso, sa strillare, petti d'acciaio, passi il secore, colpi di testa, la fa incantare, passaggi al volo. Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Che stava come chiusura drammatica. Sei un grande Mimmo, ti devo dire che Jacopo Palizzi l'abbiamo rianimato durante, perché c'è avuto un principio di infarto. Avvocato? Sì, è proprio un ragazzo. Non ti conosce. No, Mimmo, devo dire che. Quanti anni c'hai, Jacopo Palizzi? 30. Vabbè, altre domande? Mimmo, devo dire che ho tantissima gente. Io 30 anni fa già mi ero rotto i coglioni. Hai fatto bene. No, ma tanta gente ha chiamato, tanta gente ti stima e ti vuole bene. Nel momento importante. Vabbè, aspetta un attimo. Giustamente si mancano queste cose. Esattamente, non vorrei essere. Senti, Mimmo, io che non sono più eroico bambino ormai da qualche tempo. Vabbè, basta. Ho saputo il 10 novembre, vero? 10 novembre, Mimmo, sì. Mamma, via la corta, guarda. Non mi metto di corta. Perché proprio nell'attesa di andare. A che ora apriranno le librerie? Ma no, Mimmo, te lo regalo io il libro. Ma io non voglio niente da te. Ma perché, Mimmo? Ma sarebbe un grandissimo onore per me. Ma io, guarda, vabbè, andiamo avanti. Nemmeno a mamma e papà lo regalo. Speriamo di arrivarci, dai, andiamo avanti, okay. Dai. Avevo una domanda, l'altro, il nuovo eroico bambino, che è Jacopo Palizzi. Ah, il trentenne Palizzi. Sì. Ma prima parlavamo di mercato in uscita, invece parliamo dei giocatori, Mimmo, che stanno arrivando, almeno quelli ufficializzati. Sembra che la linea di Monchi sia quella di portare non solo calciatori di esperienza, ma anche calciatori che abbiano una certa tigna, un certo carisma, una certa personalità, per aggiungerne già ad una squadra che la scorsa stagione c'era sembrata già cresciuta da questo punto di vista, no? Con l'arrivo di Fazio, con quello Strotto, ma anche con quel Nainggolan e con altri calciatori. Diciamo che due su quattro hanno un po' queste caratteristiche, mi riferisco a Héctor Moreno, che, se non sbaglio, poi correggendomi, stasera vedremo in campo contro Rudiger, giusto? Sì, esatto. Esattamente, potrebbe essere anche così l'occasione per vedere due giocatori che saranno a partire dai prossimi mesi con la Roma. Gli altri due invece, Pellegrini e Carzo, io non so se sono così di grande personalità, credo che siano due ragazzi ancora molto giovani. Pellegrini è uno, secondo me, che ha delle qualità straordinarie sotto l'aspetto tecnico, non so quali siano le sue qualità sotto l'aspetto proprio così psicologico, mentale, come ragazzo mi sembra molto maturo anche nelle dichiarazioni, però poi
questo ci interessa poco, a me fa un pochino sorridere pensare che qualcuno vada dicendo, ah, ma però Pallotta aveva detto che avrebbe fatto una squadra di giovani, ripeto, Kasdorp è del 95, Pellegrini è del 96, che voi avete detto, avete definito in qualche modo Pellegrini un rincalzo, Hector Moreno l'avete definito un rincalzo, io ho cercato di pregarvi di dire che sono comunque titolari magari anche loro, che sono giovani, quindi in qualche modo la tarantella legata anche al fatto che ma come si era detto che a Roma avrebbe bisogno, non c'è senso, però caro Gabriele, la tarantella vedrai ti accompagnerà fino al 31 agosto. Fino al 31 agosto, perché ormai una volta che parte la tarantella c'è questo pregio, ma che può essere anche un difetto, che non si ferma mai, per cui prende e va qualsiasi cosa tu faccia, però la tarantella, allora tu è un po' il principio quello famoso che accompagna quel pippone di Dzeko, no? Cioè, se tu continui a dire o provi a dire per la prima volta, non so, fai te, Dzeko migliore attaccato. Noi ce la dobbiamo sempre ricordare la tarantella, la tarantella tiella sempre lì sotto, okay, al banco, che poi lo devo tirare fuori. Benissimo. La tarantella, l'effetto Dzeko, cioè tu parli di Dzeko, miglior cannoniere della storia della Roma, perché nessuno, lo ripeto, anche, qualcuno non ci crede, sembra una stadina cazzata, nessuno nella storia della Roma è riuscito a segnare 39 gol in una stagione, ok? Ti ripetono, ti rispondono, ti replicano, sì, ma quanti se ne è magnati. È questo l'effetto Dzeko, viene amplificato e riportato sulla Roma. La Roma prende Kasdorp, sì, però. La Roma prende Pellegrini, sì, però. La Roma c'ha il portiere da nazionale brasiliana, sì, però. È tutto un sì, però. E non può essere che tutto è sì, però. Gli altri non mi sembra che abbiano fatto così tanto. Se poi qualcuno, allora, credo di essere stato uno dei pochi, non dico il primo perché sarebbe da presuntuosi, a parlare anche con te, Gabriele, di Pellegrini, giusto? Sì. Dicendo che, secondo me, chi prendeva Pellegrini faceva un grande affare. Lo ripeto anche adesso che l'ha preso l'Inter, che l'ha preso Sabatini, che l'ha preso Spalletti, fate come vi pare, lo continuo a dire. Però dire sempre che sono bravi gli altri e questi che stanno da sta parte sono dei coglioni, non porta a niente, non porta a niente. Continuare a dire come bravo Sabatini che ha comprato due ragazzetti a 60 milioni potenziali con delle forze, non porta a niente alla Roma, non porta a niente. Perché non si parla invece di quanto ha speso la Roma per il capitano della nazionale messicana? Perché non si parla invece di quanto ha speso la Roma per il capitano del Lione? Perché non si parla invece di quello che la Roma sta cercando di fare per poter prendere il vice Salah? Niente, gli altri sono tutti bravi, quelli che stanno qui sono tutti coglioni, e io questa cosa non mi accodo, caro Gabriele, non mi ci accodo. E tutti coloro che adesso staranno armeggiando con il loro smartphone per scrivere insulti, ah perché te a Roma americani, a me non me ne frega niente, io vado avanti per la mia strada, io continuo a dire le cose e ripeto a tutti coloro, caro Gabriele, che sono all'ascolto, che fino a questo momento sono più giocatori che la Roma ha comprato piuttosto che quelli che ha venduto, lo ripeto, che ore so, è 16:35, quindi d'accordo, fate come vi pare, fate come vi pare. Un pensiero... poi domani, oggi pomeriggio a Roma vende Manolasca, oggi pomeriggio, domani a Roma vende Paredes. Va bene, quindi ultimi anni, hai visto che cazzo stai a dire? E chi te dice che a Roma tra oggi pomeriggio e domani non compri un altro? E questo è il mercato. Quindi tenetevi i vostri bilanci a fine mercato. Non cominciate a dire, ah la Roma si è indebolita perché ha perso 4 titolari. Dove stanno questi 4 titolari? Dove stanno questi 4 titolari? Trovatemi questi 4 titolari. Trovatemeli. Sono 4? Chesney e Salah. Oh, Emerson è infortunato, ma non è che la Roma ha venduto, Emerson è un giocatore della Roma, eh? Eh già. Eh no, è perso, Emerson è perso. Ma perché deve valere questo principio per la Roma e per gli altri club non vale? Per quale motivo? La Juventus ha perso Dani Alves, non lo dice nessuno, nessuno. Dani Alves ha sfondato Marotta l'altro giorno, eh? La traduzione di alcuni giornali di regime legati alla Juventus hanno tradotto per conto loro. C'è stato un solo giornale in Italia che ha scritto le cose come stavano. Chi ha tradotto le parole di Dani Alves dal portoghese? Ha tradotto quello che gli pareva. L'ha fatto passare come un elogio a Marotta. L'ha sfonnato. Avete capito come funzionano le cose? Eh? Sì. E funzionano in questa maniera qui. Vai.
Mimmo a sinistra però c'è un buco gigante. C'è il buco, assolutamente. C'è il buco, ma su questo non c'è manco un dubbio. Ma io sono assolutamente convinto che lì è un buco che verrà colmato, insomma questo buco verrà colmato. Non posso pensare che la Roma non possa prendere un giocatore lì. Intanto ci sono dei primi segnali, no? Ok, la Roma lo sa che lì c'è un'emergenza. E da che cosa lo sa? Da cosa tu lo capisci che la Roma lo sa? Un po' complicato il ragionamento. Dal fatto che un giocatore che per me non dovrebbe mai giocare con la Roma, lo ripeto, lo premetto, Gabriele, Iaco, lo premetto, un giocatore che non dovrebbe mai giocare con la Roma, è stato bloccata la sua cessione, doveva andare al Chievo, l'hanno tenuto lì perché ancora non si sa quello che è, si chiama Sec. Detto questo, la Roma ha un ragazzo, Luca Pellegrini, della Primavera Terzino Sisso, molto portato, datemi retta, molto portato, e non soltanto perché è un ragazzo della scuderia di Mino Raiola, che intanto sta lì e viene considerato uno, potenzialmente, uno che può fare un certo tipo di discorso a livello professionistico, e viene tenuto lì e verrà portato in ritiro, anche se poi dopo avete letto questa mattina che improvvisamente è venuto fuori un interessamento del Liverpool per questo ragazzo, queste cose casuali, non si parla mai di qualcuno, poi improvvisamente si parla di un ragazzo ed ecco che arriva l'interessamento del Chelsea, del Manchester City, del Liverpool e tutte queste cose qui, perché ci sono degli agenti che sono molto 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 bravi, tutto qui. Però lì c'è un problema, lì non c'è il vice Emerson, però la Roma Emerson non l'ha venduto, lo vorrei ricordare a tutti coloro che parlano di una Roma smembrata, la Roma Emerson non l'ha venduto, Emerson si è infortunato, ok? A fronte di Emerson che è infortunato e probabilmente ne avrà per parecchi mesi, leva probabilmente, spero senza dover mettere il probabilmente, tra un po' di tempo la Roma avrà di nuovo a disposizione Florenzi, che non lo metterà sicuramente al terzino sinistro, però è un'altra risorsa per la Roma, sarà sicuramente un'altra risorsa per la Roma. Però in questo momento c'è la grande depressione, il grande freddo, il grande abbattimento, tutti i lati sono più bravi, tutti i lati sono più forti, poi vai a vedere come mai quello valutano 35, quell'altro 50, quell'altro 60, quell'altro 70, là tanto scarsi, pure la Roma non ci dovrebbero essere. A me interessa rispettare tutto e tutti, te lo dico Gabriele, ormai mi conosci, no? Sì. Però non ce la faccio proprio a rispettare le cazzate. Non ce la faccio proprio a mandarle giù le cazzate quando si dice qualcosa che non rappresenta la verità, ma neppure lontanamente la verità. Allora lì io magari un pochettino replico, se no ognuno è libero veramente di dire ciò che vuole, come sono libero pure io di dire quello che a me pare, sempre e comunque. Mimmo, che operazione è Borini al Milan? Allora, devo dire che anche il mio giornale, Il Messaggero, qualche giorno fa ha titolato "È Borini il primo colpo della Lazio", ok? Perché queste cose in tema di calciomercato possono succedere. Allora figurati voi che cosa era accaduto se Borini era stato dato per fatta alla Roma. Io non lo voglio nemmeno immaginare, Gabriele, quello che era successo, ok? Un giocatore dato, ecco, oggi arriva a Borini e sta alle 11 e Trigoria, poi improvvisamente cambia strada e va a Milanello, perfetto. Tu immagina quello che sarebbe successo. Ma detto questo, che fa parte comunque di quel discorso di prima, Gabriele, non crede che io l'abbia detto così a caso? Certo. Borini nelle ultime 4 stagioni ha segnato meno di te durante le partitelle di calcio a 5, Gabriele, ok? Eppure se tu apri qualsiasi televisore, apri qualsiasi sito, apri qualsiasi giornale, te lo fanno passare, te lo spacciano per un super colpo, ok? Per un super colpo. Uno scacciato da tutte le squadre italiane, è andato in Inghilterra perché non sapeva più un dannà. Tu guarda che cosa stanno facendo oggi i grandi organi di informazione legati ai grandi club del nord, te lo stanno sparando come un grande colpo. Messo titolare addirittura, Mimmo. Tu prendi, ma questo poi sarà un problema di Montella, tu prendi il terzino destro della nazionale olandese e hai preso Stoka, capito? Hai capito, Gabriele? È questo il punto, e c'è chi se fa fregare da tutte queste cose. Allora il mio invito è sempre quello, sto diventare incoglionito, vecchio e perde la voce, non buttate il cervello all'ammasto, ragionate con il vostro cervello. Quando vi dicono che la Roma ha perso 4 titolari, vi stanno dicendo una cazzata, perché non so 4. La Roma fino a questo momento ha perso Szczęsny perché è finito il prestito e sarà perché l'ha venduto. Emerson è della Roma, Manolas non è ancora stato ceduto, verrà ceduto,
e Paredes verrà ceduto, ma al momento è questa la situazione. Perché? Perché questo atteggiamento? Che interesse ci sta? Che interesse c'è a dire una cosa del genere? Beh, io non l'ho capito, però qualcuno avrà capito, io sono stupido, non ho capito. Intanto, nell'attesa di capirlo, io non mi accudo e vado avanti per la mia strada. E su questo, Mimmo, allora, domani siete aperti, fate conto, faccio un po' imitazione di Riccardo. Grazie, tutta giornata, grazie, Mimmo, tutta giornata. Grazie a te, ci Mimmo, ci sentiamo domani sempre se Dio vuole. Ciao, grazie, Mimmo, grazie, grazie, un abbraccio, ciao, grande. La, 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 la.